ed eccomi di nuovo a Gaiole. Da qua sono partito e qua faccio ritorno. Come sempre, la prima domenica di ottobre. Però questa volta parto in prima fila, tra le grandi figurine dell'eroica. Questa è gente seria, gente che pedala e mangia polvere da quando Gino Bartali fece incazzare per la prima volta un francese. E io sono con loro. Ma me lo sono meritato. Per essere qui oggi sono volato all'altro capo del pianeta, con i miei baffi e la mia bici. Oi là, ciao, sono arrivato, sì. Fino al paese degli ultimi imperatori. Montefuji. Il Giappone. Oh, l'abbiamo trovato. Il Montefuji. Non mi fai paura. Stiamo arrivando. Mi sono perso per Tokyo. Sono stato schiacciato in treni affollati e ho mangiato sushi a colazione. Forse mangio una banana. Ho visto i giganti del sumo e respirato i profumi del più grande mercato di pesce del mondo. Ho scommesso sulle gare di Keirin, ho pregato gli dei shintoisti e ho pedalato all'Eroica Japan. Andiamo con quelle gambette! Siamo persi, ho perso tutto. Abbiamo trovato un accompagnatore, una guida, un amico, qualcuno con cui parlare. Giapponese, ovviamente. Fino alle pendici del sacro vulcano Fujisan. Sumo, sumo. È troppo forte. Poi sono volato in Inghilterra. Ehi, ciao bella, ciao. Dove ho mangiato pudding e bevuto birra. Ho ballato, mi sono sbarbato e ho corso l'America Britannia. Guarda subito forte. Ho visto. Ma hai visto Matteo? Tentativo disperato. Attraverso tunnel di ferrovie, pascoli verdi, sentieri infernali e giardini dell'Eden. Non sapevo che era successo qualcosa. Single speed. Non è la direzione giusta. Sempre a caccia della prossima salita. At the end, we came out to see the star. Questo sono io. Questo è il mio viaggio. Questa è la mia eroica.